Salve a tutti. Finalmente, dopo un sacco di tempo, sono riuscito a proseguire la serie su Planet Explorers. Scusate l'attesa, ma questo periodo per me è pieno di impegni lavorativi. Anche i dialoghi di questo video saranno poco tradotti in game, ma questo è dovuto al fatto che mi sarei spoilerato mezza storia traducendo ora le missioni che sto giocando. Tradurrò quindi tutto mettendo i sottotitoli al video. Come forse sapete, la modalità campagna del gioco la sto giocando con voi mentre faccio questi video. Tuttavia nel mese scorso, con l'ultimo rilascio della traduzione, ho tradotto tutti i dialoghi della modalità avventura, che è ora completamente in italiano. Se volete quindi farci dei gameplay usandola, non esitate. Dove eravamo rimasti? Ah sì. Dobbiamo andare ad ovest a cercare i nostri compagni dell'accampamento terrestre. Loro erano partiti per andare a cercare la fonte delle interferenze radio che impediscono le comunicazioni sul pianeta, ma non sono più tornati. Come vedete, ormai con la fabbrica della colonia possiamo costruire di tutto. Con questo caccia, preso direttamente dallo Steam Workshop fra le creazioni create dagli utenti, raggiungeremo il deserto ad ovest in un attimo. Cari alieni armati di esce e fucili tarocchi, mo siete fottuti. Questa bellezza ha 6 mitragliatrici pesanti e 2 cannoni frontali, oltre ad essere velocissimo. È con queste creazioni, che vedrete sempre più spesso nei prossimi video, che questo gioco dà il meglio di sé. Sì sì, il gioco darà anche il meglio di sé, ma se continui a pilotare così di merda, ci fotteremo da soli sicuro contro la prima montagna che troviamo. Non portare sfiga. Sbagliando si impara, giusto? Non ne sarei troppo sicuro, finora l'hai sempre presa in culo su questo pianeta. Ho un brutto presentimento. Ecco, appunto. Quella diga. Non dovrebbe essere lì. Di certo non è una struttura naturale. Direi che siamo nella merda. Chi l'ha costruita di certo non era armato solo di asce. Sta zitto. Non lo vedi che è un rudere? Chi l'ha costruita non se la deve essere vista bene. Magari si è già estinto. Scendiamo ed andiamo a dare un'occhiata, questo dovrebbe essere il primo punto visitato dai nostri compagni. Qui non si vedono, ma magari atterrando ne capiremo di più. Per fortuna questo caccia può anche atterrare e decollare verticalmente. Ecco. Guarda che fine fanno gli abitanti di Maria quando incontrano la tecnologia terrestre. Check out this place. I don't see Ava or Peter around. Cosa pensi sia successo qui? Well, I think we can say with confidence that the interference isn't natural. This place looks like it's been attacked. Look at that giant impact hole down there. So the locals were fighting each other as well, I take it. People are the same everywhere, huh? Qui intorno, qualcosa emette dei segnali. Yeah. I'm reading a lot of electromagnetic interference emanating from these rods around here. We should get closer to one to take a look. There's a console here, but I don't understand anything on this. This thing does appear to be powered, though. What do you think we should do? Distruggiamone una e vediamo se i tuoi valori si modificano. Maybe we should. Why don't you try blowing this one up? I'll stand back for a bit. Check out our moves. Okay, that is not part of the plan. Okay. I was hoping we wouldn't need this, but here's a script for Sentry Type 02 that Alfonso gave me. We probably need to replicate some of it. What is it? Ho la sensazione che ci stanno osservando. Now that you mentioned it, I've been getting that feeling for a while now. Do you think it's the locals? We should be extra careful. Distruggere la torre ha avuto qualche effetto sulle interferenze? I don't think so.
There is a drop in interference in this area, but the overall EMI is still about the same. I think this is just a transit point where the EMI signal gets rebroadcasted. If we destroy the rods, it would put a sizable dent in the strength of the interference, but I don't think it's worth it. I would say the real point of emanation is probably from this point farther west. Let me mark it on your map. M. Meno male che questo pianeta era disabitato. Murmux. Sta tranquillo. Anche questo posto è un cumulo di macerie. Chiunque abbia abitato qui ormai può farci ben poco. We can probably figure out the locals' history by studying some of... La nave da guerra al largo non promette bene, caro Murmux. Basta lamentele. Scendiamo a terra per indagare da vicino. È ora di tirare fuori il mio nuovo giocattolo. Con questo trasporto truppe corazzato e armato fino ai denti, sfido chiunque ad attaccarci. Murmux, ci stanno rompendo il culo, di nuovo. Cosa dicevi sui fucili tarocchi? Questi hanno lanciarazzi e lanciafiamme, mentre noi abbiamo questo mezzo lentissimo che si pianta in ogni buca. What the heck were you two doing watching out in the open like that? Those giants are crawling all over this town. I think we got ambushed. We didn't see any of them beforehand. Actually, they looked a little different from the ones I've seen before. Oh yeah? I haven't seen the other type before. But there does seem to be two different, races, I guess, of locals on Maria. I don't know if they're different species or whatnot. Ava and I have been going over some of the stuff we found in the rubble. This place here seems to be the result of a war between them. Come on, let's go to Ava. But we've got to avoid the local patrols. She's in that large building over there. Peter, where have you been? Oh. I found them getting their butts kicked. Hey now, we were doing okay when you showed up. Hi, I'm Rule. I've seen you on the ship before, nice to see you all. Alive. Hey. Tu sei marziano, vero? Did the height give it away? Ava and I have been friends since we were children. So of course we'll stick together no matter what. The stupid politics of the old guards doesn't concern us. Dimmi di più dei locali qui intorno. They don't live in the city. They're actually from the north. We haven't checked where yet, but they always have a small party of two guarding the city. From what, I don't know. Pretty scary though, so we haven't tried communicating with them yet. Perché siete venuti qui da soli? È pericoloso. Have you been around Ataro? Now imagine if you're Martian. Yes, I know that feeling! We didn't want to just sit around. Since we're really and truly on our own. So we wanted to contribute as much as possible. Now, granted, we didn't expect to find a sentient species walking around when we left the camp. Te sei molto famosa sulla nave. Probably for all the wrong reasons. I don't think we've ever talked before since I was always around the electrical engineering group. But great to have you join us. Cosa pensi dei locali che pattugliano qui intorno? I'm not sure why they seem to be in a state of alert. They weren't like that when we first got here. Did you guys do something to piss them off? Abbiamo distrutto una struttura di trasmissione ad est, ma non può essere questo, oppure sì? We won't know unless we go talk to them, I guess. And I'm not volunteering. Come siete sopravvissuti qui? We brought enough grub to last for a while. As far as the locals are concerned, we've been staying out of sight. They aren't checking any of the buildings around here, so it's all good. Cosa pensi sia successo all'Epifani? One of the lead engineers listening to the shipcom was saying the bridge crew saw a strange object ahead before being overwhelmed by static. So based on that, and what we're finding on the surface, I'd say there's a darn good chance we picked the wrong planet and got smacked out of the sky. Non avremmo dovuto vedere un sacco di cose in orbita. That's what Peter and I think as well. I think some people knew exactly what's on the planet and hid the fact anyway. Probably people who wanted the colony initiative to fail. We'll show them, though.
I think it's just pure incompetence. You met Marcy Phillips, right? Must have bribed a tonnage of people to get to that position of hers. Cos'è questo posto? This appears to be some sort of government building. Ever since we found the city, we've been searching for objects and documents left around to reconstruct what happened to this place, and how to turn off the radio interference. Look over there. I've been trying to power up these computer terminals, and I'm getting some results. Now we just need to decode their language. Peter took a look at their programs and found that they're using a binary system, so our quaternary logic should work. We're now working on a translation program. Hopefully we'll get some real knowledge soon. I can help you out with the programming. I worked on a lot of translation logic back in school. That'd be great! Let me forward you the code. Quindi hai trovato qualcosa a riguardo delle interferenze elettromagnetiche? Somewhat. From the pictograms we found on these computers, there are 3 points of emanation. Let me mark them on your map. I think once we, blow them up, the interference should stop. And don't ask me why they're there. I don't know yet. Cosa intendi per farli saltare in aria? How about this? I'll go to the one to the north and Dio will take care of the 2 to the south. Use whatever firepower necessary. You 2 ladies stay here and make sure nothing red pops up on these terminals. Suona bene. Andiamo. Alright, be careful of the aliens patrolling around. I'll take a radio and try to contact you once everything goes down. Cari alieni, sarete pure armati di tutto punto, ma i cieli li dominiamo ancora noi. Decolla caccia. È ora di bombardare questi trasmettitori. Ci vuole anche la musica adatta. Murmux, che cazzo mi metti la cavalcata delle Valchirie se poi attacchi via terra? Il carburante dell'aereo non è infinito. Qui non ho problemi ad usare gli stessi cannoni da terra, quindi mi arrangio. Ho capito, ma il montaggio del video lo mandi a puttane così. Ok, va bene. Il prossimo trasmettitore lo abbatto dall'alto. Così non rompi più. Ok, il primo è andato. Quella statua gigante in lontananza sta prendendo vita. Ti fai troppi problemi. Non può competere contro il mio agilissimo Panzer. Il tuo agilissimo Panzer sta facendo una brutta fine. Cambia tattica. Agagagaga. Qua in alto col cazzo che mi prendi con i tuoi attacchi laser. Muori. Porco. Sì, ho visto. Alla tua supremazia aerea con un solo attacco è stata scalata metà della vita. Cosa facciamo ora?
Beh, il robot almeno è morto. Distruggiamo il secondo trasmettitore. Ok. Ma, per favore, togli sta cavalcata delle Valchirie. È ridicola. Sì. Toh, guarda. Un esercito di quei robot giganti. Come pensi di farli fuori? Trasformandoti in un kamikaze e schiantandoti contro di loro con il tuo rottame? Ma va. Mica sono così stupido. Pensavo di punzecchiarli con l'arco e le frecce di legno. Ok. Avvertimi quando ti sei fatto ammazzare, io vado a chiamare l'impresa di pompe funebri. Non dire stupidaggini. Per i cinesi della platea, l'arco d'oro che sto utilizzando fa più danni di un fucile mitragliatore. Cioè, mi stai dicendo che quell'arma da 4 soldi toglie di più di tutti i veicoli che hai usato finora solo per fare il figo? Madonna, che gioco di merda! È Minecraft che ha fatto scuola. L'oro è meglio del ferro. Anche di un fucile mitragliatore in ferro con 4 canne. Paradossalmente, credo che se creassi un'arma tutta in oro con l'editor avrei un fucile che sparerebbe bombe atomiche al posto dei proiettili. Questa non è la logica di Minecraft, ma quella dei free to play. Solo in quei giochi di merda le armi d'oro shoppate sono il top. Vabbè dai, fai velocemente questo sporco lavoro e metti subito fine a questa scena vergognosa. Beh, qui se non altro non si shoppa nulla. Magra consolazione. Tutto ok? Oh yeah, I've only been kidnapped by aliens and shot at by other aliens, but other than that, fine. But seriously, thanks for helping me through everything so far.
Cosa pensi di questo posto? Totally unbelievable. I don't think any of us thought we'd see the ruins of an alien civilization when we signed up. It's such a surreal sight. Still, I kind of fear for our lives now, knowing this planet is populated and they're capable of destroying a city like this. Good thing for us that we now literally have a mountain of data to dig through to find out more about these locals. Cosa pensi dei locali qui intorno? They're a little different from the ones we encountered before, right? Maybe they're two races. Maybe another country? I can imagine a lot of possibilities. Tipo? Nuclear holocaust, natural disaster, global pandemic, general weakening of society, etc. We'll find out here. Cosa pensi del generatore di interferenze a nord? Seems like there are a whole lot of militaristic elements to the narrative of this world. The ability to disrupt signals across a planet takes quite a bit of energy and technology. Same for the giant robots. Then you see the population out there being so... oh, what's the word? Primitive? I'm leaning towards nuclear holocaust now, or some type of world-ending war. And the signal disruptor to the north is just another part of that. Riusciamo a contattare qualcuno via radio? No, not yet. I've been broadcasting a general emergency signal. There are still enough EMI around that anything longer than a certain range gets disrupted. I wonder what the range is. Hey, why don't we do an experiment? I'll plot a few points for you on your map and you head over there and test out if we're still able to communicate. What do you think? Penso che questo sia l'unico modo. Conta su di me. Ok, let's go to this map first. Riesci a sentirmi? Forte e chiaro. Vai al prossimo punto. Riesci a sentirmi? Forte e chiaro. Vai al prossimo punto. Riesci a sentirmi? Inizio a percepire le interferenze. Dovremmo essere vicino al limite di comunicazione. Cos'è questo? Riesci a sentirmi ora? Poco. Ci sono un sacco di interferenze. Penso che questa sia la massima distanza a cui possiamo comunicare. Ho scritto un programma che mostra questo range sulla tua mappa. Ho trovato una sonda di esplorazione umana qui. Da quel che vedo sembra la Michelson. Davvero? Una delle sonde di 40 anni fa? Aspetta un minuto, Peter vuole che gli riporti indietro il disco fisso. Vuole dargli un'occhiata. Perché ti sei unito a questa missione? You see, Ava over there had a bet with her arch enemy at university about who would win in a dancing robot contest. The loser was supposed to go on one of the colony missions. No one thought it was a serious bet, but Ava took it to heart. And even though her robot was probably the better robot, she made it do too much and it blew up. So, here we are. Questo non risponde alla mia domanda. Anywhere Ava goes, I'll go. Can't be helped. Eccoti il disco. Exceedingly excellent. Oh wow, this thing's ancient. And it doesn't work. Oh, that's just fantastic. Hey Ava, can you fix this? Let me see. Looks like this thing suffered some serious impact damage. Some of the integrated circuits on board must have been fried. You said you met Adisa out east, right? I think she should be able to restore most of the circuits. Why don't you take this and let her have a look? That's a good idea. I should be able to get some data out as long as it can power up. Visto, caro criticone, abbiamo fatto fuori le interferenze e presto ne sapremo di più. Umani 1. Alieni 0. Murmux. Mi spiace svegliarti dal tuo sogno idilliaco, ma è una vittoria di Pirro questa. Tutti i tuoi mezzi sono praticamente distrutti, oltre che molto inferiori a quelli del nemico. Inoltre puoi usare la radio praticamente solo fino all'uscio di casa. Non disperare. Ora torno alla colonia a riparare tutto. Inoltre, se riusciamo a reclutare altri ingegneri, potremmo costruire armi molto più potenti. Detto questo, chiudo questo episodio e vi do il solito arrivederci alla prossima.